Buon pomeriggio a tutti e benvenuti ad una nuova afternoon session su Bitcoin. Oggi è venerdì 18 febbraio, sono le 16:21. Innanzitutto vorrei raccontarvi che cosa mi è successo mentre verso le 11 ero ad un appuntamento con dei clienti importanti. Mi arriva questa fantastica notifica, ok? Quelle segnalate in giallo. Una mi arriva 21 ore fa, rispetto alle 11:53, come detto, di questa mattina, Bitcoin segna un ribasso del 3,08. Quella successiva, cripto tona il sentimento rialzista, 17 ore fa rispetto alle 11:53. Fate voi i calcoli, era notte probabilmente. E che cosa succede? Quindi il sentiment è tornato rialzista. Ecco il sentiment rialzista, che si scontra a un certo punto con che cosa? Con gli HFT, che lo demoliscono pezzo per pezzo e che ci portano sotto il minimo su cui eravamo approdati ieri. Questa volta abbiamo fatto qualche operazione? Ah sì, questa volta sì, ci siamo presi un bello short, ovvero. Dunque, questa mattina, ritorniamo qua, anzi, alle 13:05, dopo aver letto che il sentiment era tornato positivo, ok, abbiamo programmato uno short. In violazione dello swing A, inseriamo un primo chip short. In realtà poi, dato che erano le... Eccolo qua. Erano le 13, abbiamo avuto subito una bella candela verde. Per cui, mentre si stava facendo questa candela verde, e ve la faccio vedere meglio così, ho iniziato a raccontare tante cose all'interno del gruppo Premium di Trader. Tutta questa pappardella qua, tutto il ragionamento che stava dietro allo short è segnalato che un inside non serve a nulla. Sono preparato praticamente allo short e alle 15:36 eravamo in gain, alla 23esima per sicurezza ero già uscito. Ok? Bello essere uscito prima, 16:10. Perché? Che cosa è successo? Perché quando siamo arrivati qua, sapendo che a volte batte le 23 barre, per sicurezza ho detto ok, valutiamo comunque di uscire. Siamo andati a target perché essendo entrati a questi prezzi qua, ok, mi sono portato a casa la differenza tra questo prezzo qua, 40.460, e oltre, perché è venduto qua sotto, e i 39.9, benissimo, anche perché poi avrei dovuto fare questa analisi e quindi non avevo più tempo per fare altre cose. Ma attenzione, anche in questo caso ci sono delle regole. Quando non si può essere davanti a monitor è meglio chiudere. Quando si sa che a volte, pochissime volte, si sono battute le 23 barre, si fa. Ma attenzione, in realtà non abbiamo battuto 23 barre, giusto? Abbiamo fatte 22. Questa verde non conta come barra di chiusura per un quinto T-3 ribassista. Si chiude con una rossa. Mi sto prendendo un po' troppe volte per i fondelli per insegnarvi qualche cosa forse in questi giorni. A non dare nulla per scontato, a contare, a fare da voi. Voi dovete diventare indipendenti, non dovete aspettare qualcuno che vi racconti le cose. Qui non è chiuso il quinto T-3, ribassista peraltro, andrà a chiudere, probabilmente con un minimo almeno inferiore a questo, o se tutto fosse come da manuale, sotto questo livello qua. Perché qui siamo andati a 22 barre, neanche 23, e quindi per chiudere ne servono 24, e questa non è la 23esima, non può essere inclusa. Per cui il mio target minimo è a 40.117, il mio target perfetto di perfezione è a 39.686, ma poi ce ne sono altri che ho dato nel gruppo premium. Perché non ho ancora parlato di quello che è lo swing di conferma eventuale, se vorrà esserci, del nostro ciclo trimestrale inverso. Peraltro qui, guardate che finezza.
Ricarico la pagina in modo che si ritorni a quello che è il grafico che conoscete. A parte che vi ho segnalato, okay, che qui abbiamo violato lo swing per un T-1 inverso e qui ne abbiamo più che conferma e qui ne abbiamo un altro che è stato violato. Attenzione. Ma vi dico anche un'altra cosa interessante. Dato che centrature alternative ce ne sono ben poche, fortunatamente, in questo momento, ed è molto probabile che il nostro secondo T-3 inverso, ciclo AU, che parte da massimi, sviluppa minimi e ritorna sui massimi, può aver chiuso qua. Questo è il terzo T-3 inverso. Non siamo andati in violazione di questo massimo a 40.984. Guardate quanto siamo andati vicini, che finta! 40.872. E quindi non l'abbiamo vincolato a salire di prezzo verso la media mobile. Anzi, essendo stato respinto da un cluster di volumi in questa zona di vendita, lo stanno ributtando verso il minimo, come vi dicevo. Sarà divertente vedere le prossime candele, voi che potrete. Ed eventualmente, come vi dice, ho già detto, scusate, al gruppo che coordino, al gruppo di trader che coordino, oltre a un death cross grosso come una casa, probabile che possa fare una night session eventualmente stasera, non lo so, oppure una morning session domani mattina se non vedo molto, perché è sempre importante raccontare qualcosa, non fare un video perché devo fare un video. Ok? Qui già iniziamo a vedere se andremo qui sotto e qui sotto. Il sentiment, quindi, dove ci ha portato? La gente magari ha visto la notizia qua, ha comprato qui, ha detto: oh, che bello, stiamo salendo, poi è iniziato a scendere a morte. Poi è sceso ancora più a morte, poi ha visto il rimbalzo e ha detto: dai, ritorno almeno ai miei prezzi, e sta ritornando a scendere. Bella affare seguire il sentiment, davvero. Tanta gente si stufa, tanta gente, qualcuno si stufa a vedere dei preamboli lunghi di queste analisi. Non li guardate. La mia intenzione è dare informazioni di valore alle persone, e lo sto facendo gratuitamente, peraltro. Sto facendo formazione finanziaria sui mercati finanziari, su come si muovono le criptovalute, su come si muove Bitcoin gratuitamente tutti i giorni. E in questa formazione, vedete che stiamo ritornando peraltro qui, mettiamo comunque l'allarmino perché è sempre importante andarselo a guardare. Mentre facciamo formazione, la gente può capire che questi preamboli che alcuni trovano magari un po' lunghi, invece sono molto utili per scardinare delle false credenze da parco buoi. Il sentiment non serve a niente. Ci sono interi studi anche accademici che parlano del sentiment. E mi spiace, anche loro arrivano a dire che anche se si ha una possibilità di andare a visionare delle notizie, purtroppo dopo che il mercato si è mosso, o anche in anticipo, non si riesce a capire che cosa fare, non si riesce a fare trading con il sentiment. E questa ne è una delle tante dimostrazioni. Sentiment positivo. E siamo crollati, stiamo crollando. Ma è anche una dimostrazione che le news non servono a niente. Cosa interessa a chi mina criptovalute o a chi utilizza Bitcoin del discorso Ucraina? Non dovrebbe salire perché non si è toccati da questa crisi. Non si è in alcun modo toccati. Si tocca la banca russa? Eh sì, ma noi siamo sulle cripto. Che c'entra? Si muove la Fed? Sanzioni? Bitcoin è fatto per andare oltre queste cose. E le persone guardano le notizie relative all'Ucraina, al Kazakistan e a tutto il resto? Non capisco. Anzi, teoricamente, come mi dicevano dalla regia, mi diceva uno dei tecnici qui all'interno della società di consulenza finanziaria, in realtà dei fatti dovrebbe salire Bitcoin con le notizie di una guerra. Perché? Perché le persone magari vogliono mettere in Bitcoin e fuggire all'estero. Ma sta succedendo? Eh no, sui grafici no. Abbiamo una bella candela rossa che sta per arrivare di nuovo sotto questo minimo. E quindi? Quindi sentiment non serve a niente. Le news arrivano in ritardo a giustificazione delle cose. Serve andare a guardare spasmodicamente video sulle news, su cosa succede, eccetera. Se il vostro interesse è fare trading o operare o investire su Bitcoin, la risposta quindi è no, non serve a niente.
Dati on chain, ho visto prima delle notizie. Dicevano che si saliva. O almeno chi interpretava i dati on chain. Ma non stiamo salendo, guardate. Guardatela qua la candelina rossa. Ecco perché metto l'allarme. Perché è giusto che, mentre si fanno le cose, si abbia riprova di ciò che può succedere. Qui ci stiamo allungando di nuovo verso questo livello qua. Perché non siamo arrivati neanche in 23esima candela. La verde non si conta all'interno di un ciclo che sta chiudendo. Per cui, ritorniamo a noi perché so che preferite la parte tecnica. Allora, primo T-3 inverso, ciclo AU. Secondo giorno di reinverso, terzo che non è stato violato e non si è vincolato a salire di prezzi, questo non ha nessun vincolo. Ribadisco, noi intuiamo che si possa andare a scendere qui sotto per il fatto che c'è un vincolo ribassista su un ciclo che dura minimo 24 barre, in realtà stiamo valutando anche solo 23. E qui siamo arrivati a 21, per cui aspettiamo ancora discesa. I target ve li ho dati. Ma questo fa parte di un movimento ancora più grande, ok? Qual è il movimento grande? Primo T+3 inverso, secondo T+3 inverso, dopo un raccordo inverso della corretta durata ciclica. Vi ricordate l'analisi intitolata centratura formalmente corretta? Quando c'era stata questa candela verde e si è arrivato al torniamo a 45.000? Ecco, ok, adesso siamo vicini a 40.000. Formalmente tutto corretto. Ciò significa che bisogna avere pazienza e andiamo a inquadrare un pochino meglio la situazione, ok? Perché le candele sono piccole e noi adesso vogliamo farle un pochino più grosse. Chiusura, oh che bello, ma ditemi voi, in tempo reale mentre sto facendo il video si arriva esattamente dove vi davo come target, vediamo se si torna qua sotto, guardate che belli gli HFT, sentiment, HFT, sentiment, la gente fa trading ascoltando chi parla di sentiment. Quanto è bella questa giornata, è già splendida come già vi dicevo. Ok, l'avete visto in tempo reale quanto conta il sentiment, ma ve lo farò vedere più spesso se possibile, andrò a cercare degli articoli che parlano di sentiment perché è importante. Ritorniamo a noi, trimestrale inverso che ha chiuso qua, con l'aggiunta di un raccordo inverso della durata corretta. Partenza di un primo T inverso, partenza di un secondo T inverso, secondo settimanale inverso a U, parte da massimi, sviluppa minimi, torna su massimi, stessa identica cosa, secondo settimanale, parte da massimi, sviluppa minimi e torna su massimi, ok? Qui siamo già a quante candele sotto questo massimo? Siamo già a 9 candele solo un T settimanale, non è nulla di più, sappiamo che da qui sopra sta partendo che cosa? Potenzialmente un settimanale rialzista, voilà, un T+2 inverso, un mensile inverso, che dura minimo 24 giorni e al massimo 43. Altra notizia interessante, stiamo rimanendo sotto la media mobile a 50 periodi e siamo andati in death cross, è un buon segnale per un hodler? No. Qui mi si tacciava di aver fregato gli order, di averli fatti vendere in un momento sbagliato perché si tornava a salire. E adesso? Adesso che siamo riscesi sotto questi livelli qua, che facciamo? Perché mediamente un uomo si scusa quando dice una stupidaggine o accusa qualcuno di non sapere fare il proprio lavoro. E io sono il primo a scusarmi se faccio degli errori. Mi aspetterei nei commenti a questa analisi delle scuse. Ma non mi interessa, ok? Non mi interessa. Perché? Perché intanto, scuse o non scuse, noi ci stiamo portando di nuovo a casa dei guadagni. E il nostro obiettivo non è aspettare le scuse che non arriveranno mai da determinati YouTuber o altro. Persone che non hanno competenza, non hanno abbastanza competenza per parlare di determinate cose, si utilizzano il sentiment o le news per giustificare determinati movimenti. I movimenti si inaspriscono con le news eventualmente, ma sono già nei cicli. E questo è il discorso rivoluzionario di cui bisogna tenere conto. Rivoluzionario per chi sta capendo pian piano come si opera sulle criptovalute, perché ne parlavo già tanto tempo fa. Tanto tempo fa. Andate a vedere i video su Investing, scusate, su TradingView. Sono stato content
trader, generatore di contenuti per la prima versione di TradingView Italia. Mi hanno invitato, mi hanno pagato tutto quello che adesso invece è a pagamento, ok? Per farmi creare contenuti di valore. E grazie a me, ero il primo della classifica all'inizio, con tanto distacco sul secondo, loro sono cresciuti bene. Poi hanno cambiato idea e, per carità, adesso magari cambio idea anch'io. Poi sono passato in investing. Ma per poter fare determinate cose bisogna avere un minimo di competenza. E soprattutto devono seguire i fatti. Alle analisi devono seguire i fatti. E continuiamo con i fatti. Divergenza ribassista sui top. In questo caso cosa abbiamo? Rischiamo di non andare più in divergenza, perché se qui è già andato, qui stiamo avendo un minimo inferiori, siamo andati in convergenza, quindi non bene. Se peraltro usciamo dalla cuma e chiudiamo sotto questo livello di cuma, si rischia prima di tutto di ritornare qua sotto, di andare a finire sui 38.007 orientativamente e poi di continuare. Ma andiamo sempre passo passo, perché va tutto a onde. Quando si faceva così la gente non mormorava. Quando abbiamo fatto queste due candele ha iniziato a mormorare, ma poi sono arrivate queste due. E questa non è ancora chiusa. E un'altra riflessione importante da fare. Guardate questa riflessione che è a catena interessantissima. Noi siamo a 26 barre di che cosa? Di un mensile. Bastano 26 barre a chiudere un mensile? Sì, caspita, ne bastano 24. Ma bastano 5 barre per chiudere un terzo di settimanale che è diventato rosso, ovvero vincolato completamente a ribasso? Come vi ho detto ieri, tra l'altro. Ma il sentiment dice che si sale, è tornato positivo il sentiment. Io vi ho detto che si sia vincolati già ieri a ribasso. E chi sa, fa il sentiment, chi parla di sentiment dice che si sale. Oggi mi viene veramente tanto da ridere. Perfetta come giornata Bitcoin, è da giugno che mi sta dando delle opportunità di parlare di determinate cose che sono notevoli. Vi suggerisco di andare a vedere anche le analisi del passato. A partire proprio da giugno ho raccontato talmente tante di quelle cose che non vanno più ascoltate. Sentiment, news, hash rate, dati on chain, tutto quello che vi viene in mente non serve a niente. Lo stock to flow non serve a niente per capire dove va il Bitcoin. Siamo a 39.800, dovevamo essere a febbraio al più tardi, ma già a Natale 95.000. Perché lo diceva una semplice frazione, che approssima tutto ciò che può succedere a un asset come Bitcoin. Ma siamo sicuri? Cioè qualcuno ci credeva davvero? Perché è strabiliante. Altre cose, appunto, del dead cross abbiamo già parlato, il tempo, come detto, dato che l'inverso siamo parecchio indietro rispetto all'indice, ricordiamoci che come minimo la durata è 24 barre e noi siamo arrivati alla 24esima adesso, quindi abbiamo già la condizione sufficiente, dato che abbiamo superato di nuovo questo minimo, per la chiusura. In realtà ci piacerebbe andare qui sotto, ma attenzione, attenzione, cosa rischiamo adesso? Rischiamo che se proprio si vuole chiudere con questa candela, con la successiva, o fino alla 44esima barra, e quindi fino a domani alle 7, può continuare a scendere teoricamente, e poi possa partire in extremis un secondo T-1, un secondo ciclo da 4 giorni. Questo è il primo T-1 che però è arrivato a 5 giorni, durata massima. Se ne parte un altro si proverà a salire, ma sarà rimbalzo del gatto morto con discesa mortale. Il sentiment che cosa dice? L'ho visto che cosa dice. Pronti a risalire. Perché? Perché chi non è esperto di trading, chi non fa trading tutti i giorni come noi, come il gruppo premium di trader, pensa che dopo una discesa così forte ci sia un rimbalzo. Questa candela mi ricorda che può essere diversa la situazione. 39.686, ok.
Direi che questo è tutto comunque per oggi, quindi attendiamo la chiusura del quinto terminatore che potrà arrivare tra un tot di tempo, seguirà la chiusura d'inverso con un tentativo di nuovo di risalita un po' come è stato questo, potrebbe durare persino oltre 24 barre se facesse partire un T-1, nuovo ciclo a 4 giorni, tentativo di rimbalzo, rimarremo sopra il massimo per 24 giorni, qua non, 24 candele, qua non ci siamo riusciti, e poi però ribadisco, sono tutte opportunità di andare short, di shortare i massimi, esattamente come da quando continuo a dire, un po' di tempo fa, che qui stava per finire la pacchia rialzista, è salito un po' di più di quello che mi aspettavo, ok? Ma noi abbiamo continuato, noi siamo andati long in questa parte qua, non so se vi ricordate, noi siamo andati long in questa parte qua, perché ci si continuava a vincolare al rialzo, abbiamo fatto 4 operazioni interessanti anche lì. Ok? Questi sono i fatti, andate a rivedere le analisi, andate a rivedere i video. Poi, qua ci siamo approcciati allo short, ma sempre con attenzione, perché sapevamo che poteva fare ancora, come al solito, una chiusura prima di iniziare a scendere ancora più fortemente. Perché si scende a onde, si sale a onde, ok? Ma si scende anche a onde al contrario, quelle U di cui vi parlo sempre quando vi parlo di inverso. 1, 2, 3, 4. Dopo che si è scesi si sale un po', dopo che si è scesi si sale un po', dopo che si è... però intanto si continua a scendere, il trend è ribassista. Ed è ribassista, come detto, da un po' di tempo. Da qua, da 16-11, violazione dello swing dell'annuale inverso. Vi presento un pezzo, un trimestrale dell'annuale inverso. Pensate cosa succederà tra po'. Col sentiment. Grazie a tutti. Scusate se ogni tanto scherzo un po' troppo su certe cose, ma magari scherzando rimane di più nella testa delle persone. Allontanatevi dall'informazione fatta per il palco buoi. Vi può soltanto portare a perdite. Tante perdite di soldi. Grazie per il vostro tempo. È la cosa più preziosa che abbiamo, ricordiamocelo sempre. Se questa analisi vi è piaciuta e vi ha dato delle informazioni importanti su cosa non guardare più, su quali canali YouTube o di qualsiasi tipo non guardare più, compresi telegiornali purtroppo, che però servono per avere un'idea di quello che c'è in giro, quindi bisogna comunque ascoltarli, ok? Sono molto felice, mettete un bel like, pacca sulla spalla per tutto il lavoro fatto anche quest'oggi, per il gain portato a casa per il gruppo, iscrivetevi al canale. E ancora buona serata. Arrivederci.